Mettere tutti insieme, dovunque ti trovi, in qualsiasi posto sei, mettiamoci insieme per lodare il Signore, per benedire il Signore, per glorificare il Signore. E la partecipazione è importante. Certe volte vediamo dei maestri di sport che indicano per televisione come si devono muovere. Op, 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 op. Op, op, e si muovono tutti quanti. Poi quando andiamo nella chiesa troviamo il prete che dice mia colpa, mia colpa, mia colpa. Che cosa vuole dire? Che la colpa è tutta sua, veramente. Vuol dire che tutti devono prendere la propria colpa davanti al Signore per essere purificati. Quando andiamo nella parola del Signore troviamo un tracciato che ci guida. Che dice Dio, come ci dobbiamo muovere e con esempi di uomini di Dio che noi dobbiamo seguire. Non seguire che camminiamo come quando si fa sport, che ho detto prima. Seguire come si sono aperti a Dio per ricevere da Dio le risposte che avevano bisogno. Perché quando noi andiamo alla parola del Signore, che cosa fa? Fa un tracciato, ci dà una linea guida di cosa ci dice il Signore, come vuole che ci muoviamo, è come una mappa che ci dà la strada, con degli esempi di uomini di Dio che quanto hanno riconosciuto che Dio richiedeva qualcosa a loro, si sono spostati nella direzione giusta. E allora quando diciamo mettiamoci insieme, questi esempi ci aiutano. Quando diciamo mettiamoci insieme vuol dire che siamo tutti attivi per attendere che il Signore possa operare nella nostra vita. Come quelli che fanno sport guardano e ascoltano il tempo del Maestro, così noi guardiamo e ascoltiamo il Signore come ci vuole guidare mentre siamo insieme. Come ho detto prima, il prete mentre amministra avvisa che dobbiamo esporre le nostre colpe davanti a Dio, e noi facciamo così. Quando leggiamo la parola e ci indica come dobbiamo fare, noi ci muoviamo così e allora siamo uniti, perché aspettiamo tutti, non dal maestro che sono io, dal Maestro che ci espone la parola e la sua parola ci parla e noi ci lasciamo guidare dalla parola che ci guida, ci uniamo di pari consentimento, cioè ci intoniamo, portiamo tutti lo stesso tono, ci spostiamo allo stesso modo e lo Spirito Santo ci unisce, ci fa diventare consentimenti uguali. Pari consentimento vuol dire i sentimenti sono uguali e ci spostiamo tutti verso il Signore
e il Signore si sposta verso di noi. La parola del Signore dice che il suo popolo a volte si metteva a lodare Dio come un solo uomo. Immagina, venivano da tutte le parti di Israele. Se guardiamo nel giorno della Pentecoste, quando c'erano le feste solenni, non solo da Israele, ma se tu leggi negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, lì c'è un riferimento molto chiaro, da tutte le parti gli ebrei venivano per andare al Signore e quando si presentavano davanti al Signore, erano tutti di pari consentimento, si formavano come un solo uomo davanti al Signore, lo stesso sentimento. Ciò vuol dire che avevano lasciato le loro case, avevano lasciato i loro impegni, avevano fatto tutto, ma desideravano solo adesso di partecipare con tutta l'attenzione verso l'Iddio che volevano adorare, volevano cercare, volevano benedire, e abbiamo dei riscontri nella sua parola. Quando il popolo era come un solo uomo, la gloria del Signore riempiva il Tempio. Gloria al Signore. Vogliamo far riempire il Tempio questa mattina? Sai il Tempio dov'è? Il primo Tempio costruito a misura d'uomo è il tuo corpo, dove lo Spirito Santo si vuole manifestare. Il secondo, l'involucro più grande, è la tua casa, il luogo dove tu sei. E il terzo siamo tutto il popolo. E così era diviso anche il Tempio. Il Tempio era diviso con un reparto per i gentili quando entravano, un altro dove si adorava Dio, un altro quando si entrava nella presenza di Dio. Vogliamo entrare tutti nella presenza di Dio perché non restiamo nel cortile. Gesù Cristo ha rotto la cortina del Tempio quando è morto, non l'ha rotta lui che è andato a fare, Dio l'ha spaccata. Quando Gesù Cristo è morto non si fa più sacrifici, perché il sacrificio aveva già gridato sopra la croce, prima aveva detto Dio mio perché mi hai abbandonato, e poi ha detto Padre perdonali, e stamattina ancora grida perdonali mentre noi entriamo nella sua presenza. Riceviamo il perdono che lo sentiamo nella nostra vita. Hai capito molto bene. Mettiamoci a lodare il Signore. Non dico se mi sono spiegato, perché sennò troppe cerimonie facciamo. Hai capito molto bene. Per cercare Dio ci vuole la tua partecipazione. Se tu cerchi Dio, egli si fa trovare e insieme lo lodiamo, lo benediciamo e lo glorifichiamo. Ed egli opera in mezzo a noi, benedetto sia il Signore. Cantiamo un bel canto insieme. 36. Numero? 36. Numero 36. Mettiti a lodare Dio con noi. Quando lodiamo Dio, se non lo conosci, approvi solo quello che diciamo. Se non sai pregare, quando noi preghiamo, tu dici sì, Signore. Quando la partecipazione col cuore verso il Signore. Numero 36, ho visto dei ragazzi che girano, ditegli che c'è il culto. Gloria al Signore, avete capito giovani? C'è il culto adesso, eh? Bravi, va bene, state rientrando. Pensavo che c'erano quelli che giravano a vuoto. Numero 36. Signor, si alle cruzate, nel tempio del Signore.
e ci passa senza dell'affamato cuore di pieno d'umiltà, di nessun bene che rifugio troverà nell'arduo suo cammino. Vieni per via, viviamo d'amore, il nostro cuore traboccherà dei beni del Signore, se all'ello sta, nel più del Signore, è sulla verità, si predica. Carità, si predica il Vangelo che mai trapasserà e che per noi nel cielo è la città, nel tempio sia del Salvatore, e ti cantiamo, viviamo d'amore, il nostro cuore. Del Salvatore, e ti cantiamo, viviamo d'amore, il nostro cuore traboccherà nei beni del Signore, se all'ego sta. Normalmente quando si entra in una sala, in una casa, si dice sempre che posto devono prendere, che posto dobbiamo prendere. Mettiti così, mettiti cosà, girati così, mettiti cosà. Quando entriamo nella presenza del Signore, il canto ci dice come ci dobbiamo mettere, non come ci dobbiamo mettere col corpo, come ci dobbiamo mettere col cuore. Il corpo lo sappiamo adattare bene. Dobbiamo imparare come mettere il nostro animo verso il Signore. Questo è importante, è molto importante, perché dalla posizione che noi ci mettiamo abbiamo la possibilità di ricevere. Dalla posizione che noi mettiamo la presa, nella presa riceviamo l'energia. Dalla posizione che mettiamo la bottiglia sotto la fontana, riceviamo quello che deve scorrere dentro. Possiamo metterla a fianco, si bagna la bottiglia, ma la bottiglia resta vuota. Dio ci deve aiutare. Mettiamoci nella giusta posizione davanti al Signore per cercare la sua presenza. Personalmente, Lui, siamo tanti, ma vuole avere un rapporto personale con te, con me, perché desidera partecipare la sua presenza ai nostri cuori. Ed è molto semplice, ci sono piccoli fili sottili sottili che si collegano man mano che noi ci apriamo a Lui. Vanno da soli, non è che noi li dobbiamo seguire, noi ci dobbiamo solo mettere il cuore e dire: Signore, sono qua, voglio sentire la tua presenza. E c'è un'energia speciale che viene trasferita nel nostro cuore attraverso la presenza dello Spirito Santo, che tocca il nostro spirito ed energizza tutto il nostro essere e comincia a dare risposte al nostro cuore, comincia ad operare e si diffonde dentro e intorno a noi, che ci avvolge tutti. Noi più ci colleghiamo verso l'alto con Lui e più Egli distribuisce, più restiamo attenti verticalmente col nostro cuore verso di Lui, verso il trono della grazia, e più Lui lo spande e lo diffonde orizzontalmente, che ci avvolge tutti. Gloria al Signore. Lodiamolo insieme, cantiamo uno alla volta. Numero 412. Benedetto sei, Signore, te lo hai elaborato dentro.
come detto, questa volta non me lo faccio scappare perché me l'ha messo nel cuore il Signore. La mia vita prendi tu, falla tua, Signor Gesù. Le mie mani prendi ancora, falle operare per tuo amor. È molto importante sapere che ogni membro del nostro corpo può essere usato per il Signore, per benedire, con la bocca, per innalzarlo, per lodarlo, le mani per servire il Signore, le mani per impartire benedizioni, le mani per benedire con l'impartizione divina. Falle operare per il tuo amore, sì, dovunque. Ora che elenchiamo ogni parte del nostro corpo, ti voglio ricordare che ogni parte del nostro corpo può essere usata dallo Spirito Santo. Glieli dobbiamo cedere, gli dobbiamo cedere la voce, gli dobbiamo cedere l'intelligenza, gli dobbiamo cedere il cuore. E se ce li teniamo noi non funziona. Se noi man mano ci apriamo e predisponiamo il nostro cuore di usarle per Lui e di fargliele usare, perché come fargliele usare? Perché quando ci parla nel cuore e nella mente, che ci dice metti una mano sopra il fratello, sopra la sorella per pregare insieme, anche lì ci vuole l'ubbidienza. Noi dobbiamo esercitare sempre la fede, rispondere sempre agli impulsi che lo Spirito Santo ci dà, e così cresce la nostra fede, perché poi vediamo i risultati. Quando te lo dice, tu sei ubbidiente, senti la testimonianza che il Signore ha operato. Ah, un atto di ubbidienza porta una risposta. Dio vuole ubbidienza. Quando camminiamo con Dio, non se ci chiedono, ma tu cammini con Dio, che vuol dire? Forse sì, forse no, non lo so. No, quando i nostri desideri sono di piacere a Lui e abbiamo comunione con Lui, comunichiamo con Lui, c'è un'altra parte molto importante, che ubbidiamo a Lui. Io cammino con Dio, se mi dice una cosa e mi lascio condizionare da tutti intorno a me, sto disubbidendo a Dio, mi faccio condizionare dalle circostanze, dalle persone che ci sono intorno. Se Dio mi dice una cosa, io devo fare quella cosa. Se lo Spirito Santo ti fa sentire, quell'atto di ubbidienza porta grandi risultati. Io mi piace parlare di queste cose perché sono degli insegnamenti che man mano scorrono e ti aiutano, poi ti vengono in mente al momento opportuno. Non è un culto imbalsamato che si è schematizzato, sono insegnamenti che man mano, un poco alla volta, ci penetrano perché sono di origine divina, vengono dalla parola del Signore. Anche i canti sono ispirati dallo Spirito Santo di uomini e donne che hanno messo in canto ciò che sentivano nel cuore, come poter onorare Dio. La loro vita, dalla loro vita ne usciva un canto nuovo. E ne abbiamo pieno, volumi, volumi, volumi. Ma vogliamo dire un'altra cosa. Ci sono tanti canti nuovi che abbiamo ancora dentro che devono venire fuori nelle nostre librerie e noi li vogliamo fare uscire a lode e gloria del Signore. Man mano che camminiamo con Lui, Egli mette sempre dei canti nuovi nel nostro cuore. Cantiamolo insieme, andiamo al Signore. La mia vita prendi tu, falla tua, Signore Gesù. Le mie mani prendi ancora, falle operare tuo amore. I miei piedi muovermi fa per tua dolce carità. La mia voce canta tu, le mie labbra falle aprì, l'Evangelo a proferì, prendi pur mio argento ed oro.
Sembra un canto dei bambini, ma Gesù dice che dobbiamo diventare bambini. Strano, è un canto che dà l'impressione da come si canta, come si... È semplice, ma se facciamo questo siamo già grati al Signore. Sembra un canto di bambini e il Signore ci dice stamattina, se tu riesci a mettere insieme queste cinque strofe che abbiamo cantato e cammini così, bambino come sei, ti porto fino in cielo, Signore, grazie, perché Egli ci vuole semplici ma ubbidienti a piccole cose, perché le grandi poi li fa Lui, gloria al Signore. Avevate 479. 479. Gloria al tuo nome, Signore. Ti vogliamo benedire, Signore. Se guardo in cielo le stelle, vedo te. Meraviglioso, sei tu solo Gesù.
Gloria al Signore. Vogliamo cantare un canto di preghiera, così preghiamo il Signore. Numero 813, ci vogliamo alzare in piedi. Se tu senti di alzarti in piedi quando puoi, buono, se no non ti preoccupare. Però se stai molto rilassato, noi abbiamo provato, molto rilassati non si riesce a cantare. Ci abbiamo provato, lo sappiamo. Respiri meglio, lodi meglio il Signore, sei coinvolto di più, quella parte sveglia per lodare il Signore, se lo puoi fare in piedi e vedrai che c'è la differenza. Quando noi ci muoviamo sentiamo la differenza che passa, è come quando ci spostiamo nella casa. Quando siamo vicino a un termosifone sentiamo più caldo, quando siamo vicino a una finestra aperta sentiamo più fresco, ce ne accorgiamo, eh? Così ci accorgiamo anche nelle cose spirituali, quando ci muoviamo in un modo o nell'altro. Molte volte vuoi pregare il Signore, senti nel cuore di inginocchiarti e senti subito la differenza. Se non lo senti, va bene, ma perciò dico che noi dobbiamo essere sempre pronti ad ubbidire al momento che stiamo vivendo, perché se no si creano delle regole e Gesù non ha fatto due miracoli uguali e non ha dato due cose uguali proprio per non creare delle regole, proprio per farci vivere in uno stato d'animo e di ubbidienza nelle piccole cose. Ti senti di alzarti? Ti alzi e di conseguenza sei ubbidiente. Ti senti di inginocchiarti, non devi restare in piedi, devi imparare ad esercitarti e ad inginocchiarti. Quelle piccole ubbidienze ci aiutano a fare passi di ubbidienza e man mano poi facciamo ubbidienze più grandi. Si comincia sempre col poco e si continua poi. E man mano il Signore ci fa tirar fuori quel gigante che è dentro di noi per servirlo meglio, perché se no stiamo sempre mediocri, stiamo sempre come se fossimo di terza classe. Dio non ha fatto nessuno di terza classe, ci ha fatto tutti di prima classe, solo che ci dobbiamo mettere la nostra parte per migliorare, perché Dio la richiede. Cantiamolo insieme e poi preghiamo il Signore. Nello spazio che abbiamo, ricordati che stiamo pregando. Non ti distrarre, prega pure tu, invoca il Signore su di te, cerca il Signore, invocalo che la sua presenza ti riempie il cuore, la casa, l'ambiente dove tu sei. Se lo puoi fare ad alta voce, fallo, perché si spande la lode di Gesù Cristo intorno a te e vedi la differenza, perché porta libertà. Lo Spirito Santo è all'opera e ti vuole far sentire la sua presenza. La sua presenza, quando arriva nella tua vita, nell'ambiente dove sei, è come, ti voglio spiegare così ti resta chiaro, è come quando c'è la nebbia. Quando arriva il sole, la nebbia scompare, diventa tutto bello, pulito, limpido. Tutte le nebbie che ci sono nella tua mente, nel tuo cuore, quella foschia, quell'imbavagliamento che a volte ti senti tutto turbato, turbata, che non sai da dove cominciare. Quando ti metti a lodare il Signore, a cercare il Signore, comincia come una nebbia a farsi pulizia, e il sole della giustizia, la presenza dello Spirito Santo porta libertà, che te la fa sprofondare fino nell'essere profondo. Lo Spirito Santo ha la possibilità di fare, è il più fino delle onde magnetiche, più sottile, perché penetra fino nei nostri sentimenti, dove la nebbia o le altre cose non ci possono entrare. Lui entra e ti rinnova, ti rigenera, ti fa gioire nella presenza di Dio, perché è Dio, è un altro pianeta, è del regno di Dio, perciò e le caratteristiche sono diverse e fa cose che ci sorprendono. Alleluia, andiamo al Signore insieme. Che bello che sei, Signore, grazie.
Oh, grazie per la tua grande conoscenza. Se tu sei freddo, Dio lo sa. Sei in dubbio, Dio lo sa. Se lo senti, Dio lo sa. Se hai sbagliato, Dio lo sa. Se hai pregato, Dio lo sa. Se non ti ha risposto, Dio lo sa. Se sta tardando, Dio lo sa. Se sei deluso, Dio lo sa. Se tu sei stanco, Dio lo sa. Se tu hai pianto, Dio lo sa. Se l'hai cercato, Dio lo sa. Se stai in pena, Dio lo sa. Se non riesci, Dio lo sa. Lo sguardo suo è sopra di te. Tutto suo è vicino a te, finché tu non comprendi che Egli è Dio, non può sbagliare. Egli è Dio, non può mentire. Egli è fedele. Grazie Signore, ogni tua promessa Signore, tu la energizzi e la riporti in luce nella mente di ognuno che siamo davanti alla tua presenza. Grazie Signore per la tua parola, grazie che questa parola prende corpo nella nostra vita mentre siamo in tua presenza e diventano promesse per il nostro cuore e ci dà forza nuova nell'aspettare la risposta che non tarda ma che arriva. Ce ne sono alcune che tu li stai già dando, altre man mano che scorre il tempo, altre fra un minuto, altri fra 5 minuti, altri fra 10 minuti, e l'altre ce li prospetti e ci trasporti fin nell'eternità sulle tue promesse, che diventa per noi come un grande tappeto che ci camminiamo sopra e arriviamo a destinazione davanti al trono della tua grazia per entrare nelle meraviglie della grazia tua. Grazie Signore. Oh alleluia, grazie a te Signore. Ti vogliamo benedire Signore, benedici il Signore dovunque sei, lodalo, avvegli il cuore. Alleluia, ti benediciamo Signore.
Gloria al nome tuo, Signore. Alleluia. Il Signore viene a te questa mattina attraverso la sua parola, che si trova in Apocalisse 3, dal versetto 15. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice, fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questo dice il Signore. Alleluia. Grazie, lo vogliamo Signore. Leggere insieme. Grazie, Signore. Grazie, grazie, grazie. Perché correre, e il Signore ci parla, vale la pena ascoltare quello che ci dice. Lo leggiamo insieme. Apocalisse 3, 15. Quando il Signore ci parla è inutile correre, noi dobbiamo camminare al passo di Dio. Io conosco le tue opere, dice il Signore. Tu non sei né freddo e né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai che tu sei infelice fra tutti, è miserabile, è povero, è cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince, io darò di seder meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio sul trono. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Grazie Signore. È la porzione che Dio ci dà. Ognuno dobbiamo misurarci con la parola che il Signore ci dà. È personale. Ognuno di noi, Dio parla, noi facciamo un esame davanti al Signore. Quando riconosciamo che Dio ci parla, diciamo Signore, grazie che mi hai parlato. Perché vuol dire che tu mi stai aiutando a cambiare. Perché molte volte noi pensiamo di essere a posto, ma Dio che vede ci parla attraverso la sua parola, nel quale parla a tutti. Quando parla a Dio, così come è come se egli manda un messaggio su un arcobaleno grande, che da tutte le parti noi lo possiamo leggere, chi è dall'altra parte e chi è da questa parte, perché è Dio che parla e benedetto sia Dio, è parola di Dio. Quando Dio parla, tutto il nostro modo di pensare cade
perché è Dio che parla, gloria al Signore. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Ti benediciamo Signore. Siamo ancora in preghiera, continuiamo a cercare il Signore e forse per la parola che ci ha dato è buono che facciamo senza forse. Quando il Signore ci parla facciamo un esame di coscienza per dire Signore, ma vuoi vedere che sono proprio io tiepido Signore? Vuoi vedere che tu mi devi proprio vomitare, chissà dove mi vai a buttare? Signore aiutaci. Fa che lo Spirito tuo Santo ci faccia fare un esame di coscienza mentre tu parli, perché tu parli in un modo semplice. Se parleresti con tutta la tua autorità, noi un tuono così forte ci farebbe paura, faremmo la fine del tuo popolo che diceva parlaci tu con Dio, con Mosè, perché noi abbiamo paura, perché il monte trema, gloria al Signore. Tu ci parli in un modo semplice, in modo che possiamo, in onestà e sincerità, fare un esame di coscienza di quello che tu ci dici. Sì, sì. E noi ti ringraziamo, Signore. Alleluia. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Ti benediciamo, Signore. Grazie. Grazie per la tua parola, grazie, grazie, grazie Signore. Grazie a te, grazie a te, grazie a te Signore. Cambia il cuore mio. Che sia sincero, cambia il cuore mio, che sia come te. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero, cambia il cuore mio, che sia come te. Tu sei il vasaio, l'argilla mio, di modellarmi, io ti prego Dio, cambia il cuore mio, fa che sia sincero, cambia il cuore mio, cambia il cuore mio, che sia lascia che le prenda lui, e di pieno del suo spirito sarà. Yeah.
Sì, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Signore. Amen. Amen, accomodatevi. Vogliamo cantare un canto di testimonianza e poi, se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, lo facciamo. Numero? 823. Benedetto sei, Signore. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era l'amor, tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così. Sì, 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 camminerò, camminerò per la tua strada, Signor. Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era l'amore, tante persone vivi intorno a me, sentivo cantare così. Sì, 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 camminerò, camminerò per la tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Quando io vidi il Signore, Lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si alzò. Sì, 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 camminerò, camminerò per la tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Oh, non mi importa se lo ride di me, Lui certamente non sa che gran tesoro io trovai per lì, che disse al Signore così. Sì, 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 camminerò, camminerò per la tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Sì, 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 camminerò, camminerò per la tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Oh, non mi importa se uno ride di me, Lui certamente non sa che gran tesoro io trovai per te, che dissi al Signore così. Sì, 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 camminerò, camminerò per la tua strada, Signore. Dammi la mano, un sì davanti al Signore ti cambia la vita. Tu dici, possibile? Un sì sincero. Sì, Signore. Sì, sì, Signore. Diglielo. Sì, sì, Signore. Voglio cominciare un cammino così. Ti voglio dire una cosa. Quando ce ne siamo sposati nel mondo, sai come ci siamo sposati? Con un sì. E ci siamo trovati e abbiamo le famiglie. È chiaro che poi bisogna seguire, non è che dici sì e te ne vai per i fatti tuoi, Dio ci deve aiutare. Un sì sincero e cominci ora, vedi la tua vita che cambi e puoi cantare quel canto che dice «Ehi, mi toccò, sì, mi toccò». Perché? Perché nel momento che tu dici un sì col cuore, il suo tocco non ti lascia più dubbi nella vita, che le cose sono cambiate, quando hai detto sì a Lui, esattamente come, anzi lo vogliamo cantare, un sì che dici al Signore, Egli ti tocca e quando ti tocca per tutta la vita. Io 52 anni fa dissi sì al Signore e non ho avuto mai in dubbio che quel sì detto al Signore ha cambiato la mia vita, perché proprio da lì è partito. Non posso mai pensare, ma forse, chissà, può essere. No,
perché io ricordo dove, in quale chiesa sono entrato, come sono entrato e come sono uscito, e da lì è partito tutto. Un sì che tu dici al Signore ora, in sua presenza. Dillo tre volte come l'abbiamo cantato, giusto per accertarti. E gli dici sì, sì, mi metto a camminare col Signore, non importa se uno ride, non mi interessa niente, voglio seguire il Signore, egli ti cambia la vita, ti cambia la vita, per tutta la vita, non te lo scordi più. Fai una prova e poi vedrai cosa ti succede, ma ti cambia in meglio, perciò ti incoraggio a farlo. Vogliamo cantare quel canto che dice e mi toccò. 4, 5, 6. Chi ha inventato questo canto, è stato ispirato a questo canto, si ricordava che il Signore lo aveva toccato. Lo aveva toccato quando lui ha detto sì. Perché lui ci corteggia sempre, però poi aspetta il nostro sì. Quando noi gli diciamo sì, lui cambia tutto. 4, 5, 6. Prigioniero del peccato, carico di colpe e duolo. Da Gesù fui liberato allora che la sua mano mi toccò. Un sì permise al Signore di toccarlo. Alleluia. Grazie Signore. Prigioniero del peccato, carico di colpe tue. E mi toccò, di gioia il cuore mi inondò, tutto mutò quel dì, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Se schiavo ancora del male, ti lo libera e vuol darti pace e gioia, allora potremo insieme cantare con la sua mano. Egli lascia un'impronta potente in ogni credente che dice sì a lui. Sentiamo la testimonianza del fratello. Come ti chiami tu? Carlo. Carlo, sentiamo la testimonianza di Carlo, se si ricorda. Signore, giusto per fare andato. Un esperimento, vedrai il Signore, se tu gli dici sì, che cosa ti combina, ti trasforma, ti cambia. Vai Carlo, vai. Grazie a Dio ancora stamattina come mi trovo in mezzo a voi per lodare il suo santo nome. Questo è il canto che è rimasto sempre impresso come tante cose che il Signore mi ha dato nel mio cuore. Io ero dedito all'alcol, fumavo, giocavo, facevo un sacco di cose. Ma la cosa più bella e grandiosa che ha potuto fare il mio cuore il Signore, perché io credevo che
per avere qualcosa dal Signore o per essere benedetto e toccato dal Signore doveva leggere la Bibbia, doveva andare a qualche scuola speciale. Mentre invece tutto questo non successe, perché veramente io fui invitato molte volte da un fratello alla chiesa e non riuscivo mai ad andare, perché sentivo che doveva essere preparato, che doveva fare qualcosa. Poi il Signore mi mise nel cuore di forzare quell'invito e ci andai. Ma io dicevo, che devo fare, che io non so niente. Ma mentre i fratelli pregavano, io riuscii a dire solo due parole: Signore, aiutami. Il cielo si aprì e il Signore mi benedisse talmente che io, per stare allegro, avevo bisogno di bere, di ubriacarmi, solo così trovavo l'allegrezza. Invece da quel giorno il Signore entra nel mio cuore e non ho bisogno di niente, perché il Signore mi mantiene sempre allegro e le benedico giorno e notte. Il Signore sia lodato, glorificato e benedetto in eterno. Amen. Hai sentito? Noi non lo paghiamo il fratello, ma testimonianze come queste ce n'è pieno il mondo, perché Gesù fa proprio questo. E stamattina ti dà l'occasione di fare il tuo passo di ubbidienza dove sei. Fallo dove sei. Tu non devi andare nella chiesa come il fratello, adesso dove ti trovi? Un atto di fede verso di Lui. E dici: Signore, io mi do a Te. Se Tu cambi la mia vita, io Ti seguo per tutta la vita. Fai un patto con Lui, un impegno. Signore, se Tu veramente mi cambi la vita, io vengo a Te. Io Ti ricevo nel mio cuore. Se Tu mi cambi la vita, io Ti servo tutta la vita. Mi do a Te tutto, Signore. Senza badare a spese, perché so che e se Tu mi cambi, allora c'ho a che fare con uno speciale. E vedi come il Signore ti cambia la vita. E poi lo canti pure tu questo canto. Lo canti perché diventa il tuo canto. Perché quando lo canti ti fa ricordare dove ha fatto un'opera potente il Signore, un'opera spirituale, straordinaria. E che è sempre lì che torna in mente, perché c'è stato un taglio netto nella vita dei credenti. Quando entra Gesù è come un solco che separa, come quei solchi che fanno i contadini quando nel periodo di estivo intorno ai loro campi, per non far correre il fuoco che ci può essere, fanno un grande solco che è una protezione dal fuoco che non penetri nel loro territorio. Signore, aiutaci. Dio fa un grande solco nella tua vita, che il nemico perde la forza di poter entrare, perché scatena tutte le forze, tutte le radici malefiche che ci sono, ti rinnova, dissoda il tuo cuore, diventa un campo nuovo e comincia a crescere quello che viene inseminato dalla parola del Signore, perché diventa il tuo cuore dove cresce di tutto ciò che c'è nella parola del Signore, e vedrai poi la differenza. C'è qualcun altro che ha qualcosa da parte del Signore? Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore. E questa mattina leggiamo insieme in Geremia capitolo 2 dal verso 6, in parole diverse è: torniamo a Dio. Ma che vuol dire tornare a Dio? Aiù, statevi belle corrette, tutte e due, se no se vi separate fate meglio, un poco lontani, se vi staccate è meglio, così diamo meno occasione al diavolo. Venite a sedere qua, guarda, ti metti qua bello tranquillo. Così vi separate e vi ascoltate la parola del Signore. Avete capito? Così stiamo tutti belli uniti insieme, grazie al Signore. Leggiamo insieme in Geremia capitolo 2 verso 6, torniamo a Dio. Impariamo questi uomini di Dio, come ho detto prima. Noi ascoltiamo e poi, se li seguiamo, ci danno delle indicazioni speciali. Essi non hanno detto dov'è l'Eterno, 2:6, sì. Essi non hanno detto dov'è l'Eterno che ci ha tratti fuori dal paese di Egitto, che ci ha menati per il deserto,
per un paese di solitudine e di crepacci, per un paese di aridità e d'ombra di morte, per un paese per il quale nessuno passò mai e dove non abitò mai nessuno. E io vi ho condotti in un paese che è un frutteto, perché ne mangiaste i frutti e i buoni prodotti, ma voi, quando vi siete entrati, avete contaminato il mio paese e avete fatto della mia eredità un'abominazione. In due versi, il Signore parla in un modo chiaro per ricordare da dove ci ha tirati, dove ci ha portati e cosa si aspettava. Infatti, quando noi andiamo nella parola del Signore, la parola del Signore ci fa scoprire che in ogni generazione Dio, quelli che chiama, e ha messo come base, come esempio, il suo popolo. L'aveva tirato fuori con mano potente, l'aveva portato nel benessere, e quando è arrivato lì, che doveva poi nel benessere, doveva essere l'esempio e doveva essere la testimonianza vivente di un popolo che era stato tirato fuori da Dio ed era il popolo di Dio che poi doveva portare la parola a tutto il mondo, perché perciò Dio scelse questo popolo, che doveva essere il popolo di Dio. Io sono il vostro Dio, voi siete il mio popolo, perché voi dovete trasmettere in tutta la terra la mia parola, cioè voi mi dovete far conoscere, voi camminate con me, voi vi distinguete perché io vi aiuto, vi faccio tutto quello che avete bisogno e voi testimoniate di me per togliere di mezzo tutti gli dèi che dèi non sono, e allora voi sulla terra dovete infestare la terra della mia presenza. Io collaboro con voi. I risultati che voi vedete, avete la certezza che io vi guido, perché avete visto come vi ho guidato, avete visto da dove vi ho tirato, avete visto come vi ho portato, i segni, i prodigi, i miracoli, tutto quello che ho fatto. E la garanzia che io sono con voi. Ora, dove siete arrivati, che cosa dovete fare? Migliorare le condizioni, la conoscenza e il rapporto con me, e voi cominciate a penetrare nelle nazioni vicine per dire: guardate che noi abbiamo un grande Dio, accettatelo nella vostra vita. Invece, cosa avevano fatto? Quando vi siete entrati, anziché migliorare, avete contaminato il paese. Anziché fare pulizia, l'avete sporcato. Il Signore ci deve aiutare. Perché si posizionarono lì e lasciarono penetrare da tutte le parti ognuno che faceva, anziché portare loro la buona notizia in quelli degli altri, gli altri penetrarono dentro, un po' come la Chiesa di oggi. Il Signore alla fine, quando parla, fa proprio centro. Perché? Perché anziché la Chiesa spandersi nel mondo per portare la buona novella e con l'aiuto del Signore cambia e aiuta le persone, la Chiesa piano piano cosa abbiamo fatto? Abbiamo udito prima che ci ha detto il Signore, perché il Signore parla. Il Signore parla in un modo speciale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il contrario. Anziché di penetrare noi nel mondo, è penetrato il mondo nella Chiesa. E infatti Dio che ci ha detto? Dove abbiamo letto? Rileggiamolo, tanto noi stiamo qua per parlare di quello che ci dice il Signore, in modo che noi comprendiamo. Ce l'ha già detto prima, Apocalisse 3,15, ha detto che la figura nostra, noi, è la fotografia nostra. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo e né fervente. In parole diverse, questa è la foto. La foto mia, la foto tua, o fossi pure tu freddo. Vediamo nel verso 16.
così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò fuori dalla mia bocca. Però meno male, alla fine ha detto qualche altra cosa il Signore. Nel verso 15, vediamo cosa ha detto, nel verso 21, un poco prima, 20, io riprendo quelli che amo. Se ci riprende dobbiamo dire grazie Signore. Vediamo e abbi zelo dunque e ravvediti. Verso 20. E io sto alla porta e picchio. No, picchio non è che picchia che ti vuole fare male. Bussa in parole diverse. Se uno ode la mia voce mi apre, io entrerò e facciamo festa. E porta l'esempio suo, verso 21. Io che ti parlo, Gesù che ti parla, dice, sai perché io sono venuto sul trono alla destra di Dio? Perché io sono passato dove sei tu. E cosa ho fatto? Ho vinto, ma non ho sonnecchiato. Mentre tutti gli altri sonnecchiavano e non sono stati capaci neppure un'ora di pregare, io facevo scorrere macchie come di sangue. La sua preghiera dice che scorrevano perché sicuramente aveva già preso un poco di botte prima e un poco scorrendo il sangue scorreva con le lacrime, come quelle donne quando piangono che si sono fatte un make up, quando piangono vedi che tutto, si fanno tutte le strisce così, e così era Gesù, scorrevano sangue perché prima di arrivare nel Getsemane non è che l'avevano trattato bene. Dio ci deve aiutare. Io ho vinto e sono andato sul trono. E dice, io ti voglio aiutare, ma tu ti devi muovere. Andiamo a vedere cosa dice la parola. Quando il Signore ci tira fuori da qualche situazione, da situazioni tremende, si aspetta che noi facciamo frutti di ubbidienza. Frutti degni di ravvedimento, ma noi spesso facciamo come ci dice la testa. Guardiamo insieme nel capitolo 3 verso 1 di Geremia. Io leggo solo qualche verso perché se vogliamo leggere tutto dobbiamo stare fino alle 4, fino all'una possiamo restare, dopo no. L'Eterno dice, se un uomo ripudia la sua moglie e questa se ne va da lui e si marita a un altro, quell'uomo torna egli forse ancora da lei? Il paese stesso non ne sarebbe egli tutto profanato? Cioè se facciamo tutti così, che succede? E tu che ti sei prostituita con molti amanti, ritorneresti a me, dice il Signore. Guardiamo il verso 2, cosa dice. Alza gli occhi verso le alture e guarda, dov'è che non ti sei prostituita? Questa è la prostituzione spirituale. Su per i monti erano esattamente come i nostri monti. Avevano fatto tutti i tipi di santuari, ma non erano dedicati al Signore, erano dedicati all'idolatria dei popoli vicini che si erano introdotti e avevano fatto tutto. Tu sedevi per le vie ad aspettare i passanti, come fa l'arabo nel deserto, e hai contaminato il paese con le tue prostituzioni e con le tue malvagità. Diciamo che da est e dall'ovest tutti erano penetrati con le loro culture, ma è esattamente come succede nel nostro tempo, nelle nostre chiese e nella nostra vita cristiana come popolo italiano pure. E adesso tutti i tipi di culture vengono, gli indù, chi deve andare a fare altri esercizi, chi si deve mettere a sede, chi deve avere le immagini, chi la prostituzione spirituale si sta allungando in tutte le direzioni, adesso ci sono anche quelli che si devono sedere e devono trovare
Dio dentro di loro, perché loro stessi sono Dio, hanno stassettato, 2 ore, 4 ore, 6 ore, fanno tutti. Signore, aiutaci. Con Dio che ci ama tanto, e lo Spirito Santo che ci vuole dare dentro di noi, anziché invocare lo Spirito Santo che energizzi la nostra vita per andare avanti, dobbiamo trovare il Dio che siamo io dentro di me per tirarlo fuori. E che ne tira fuori? Signore, aiutaci. Guardiamo nel verso 9. È un disastro, sorelle e fratelli. Dobbiamo veramente chiedere al Signore che ci parla con rumore delle sue prostituzioni. Israele ha contaminato il paese, col rumore pure, bande che suonano da tutte le parti, fanno feste pagane e chiamano cantanti che fanno barzellette mondane. Il Signore aiuta. Già l'immagine in sé, non ne parliamo. Poi più le dicono grosse le parole di sporcizia, e più la gente ride e stanno festeggiando una festa religiosa. Parliamo, Signore, aiutaci. Ma Signore, aiutaci. Ma veramente abbiamo perso la testa. Noi già sbagliamo a fare le immagini, a fare feste delle immagini. Poi dobbiamo chiamare per festeggiare ancora la sera, dopo che hanno portato tutta la giornata la Madonna, il Santo, Santo Nicola, Santo Coso. Fanno il giro e poi la sera si devono sentire 4 buffonate che pagano 20.000, 30.000 euro a sentire parole che sono scandalose, e tutti poi devono ridere. Siamo stati alla festa religiosa, abbiamo onorato Dio oggi. Ma fratelli, ma ci vogliamo vergognare o no? Ma veramente scherziamo? Ma non so Dio dove la piglia tutta sta pazienza. E hanno commesso adulterio con la pietra e col legno, perché di queste ne hanno fatto dei santuari, ne hanno fatto delle statue, ne hanno fatto. Ma queste sono cose che il Signore ne sta sempre parlando. Guardiamo nel capitolo 2, verso 27. Ma Dio ci parla, ma fratelli, Dio ci parla perché possiamo almeno comprendere dove siamo. A noi i messaggi non ci servono per dire che bel messaggio. Il messaggio che ci manda Dio serve per farci cambiare. I quali dicono al legno: tu sei mio padre, e alla pietra: tu ci hai dato la vita, poiché essi mi hanno voltato le spalle e non la faccia, ma nel tempo della loro sventura dicono: levati e salvaci. Cioè, quando facciamo tutte queste cose, loro sono che ci aiutano. Quando poi scendiamo giù in profondità, diciamo: è Dio, vieni a me a aiutare. Ma Signore, ma ci vuoi aiutare veramente? Aiutaci a cambiare. Noi dobbiamo cambiare, perché siamo ridicoli. Se facessimo queste cose, agli occhi di coloro che sono intorno a noi, ci prendono per pazzi, ci portano nel manicomio. E sarebbe un grande manicomio, che bisogna fare un recinto solo intorno all'Italia. Saremmo tutti già dentro, perché non è possibile. Dio ci deve aiutare. E non solo. L'idolatria di tutti i generi. E dove non c'è idolatria visibile e tangibile, c'è quella invisibile agli occhi umani. Guardiamola insieme. Galati 5, dal verso 19. Noi ci dobbiamo fare un esame quando andiamo al Signore, perciò dobbiamo andare al Signore. Togliamo di mezzo il pensiero che andiamo alla messa, andiamo al culto, ci sediamo e torniamo tale e quale come siamo. Guardiamo l'orologio, si è cucinato, ha fatto il brodo, mangiamo, ci andiamo a riposare, e questo è il turnover della nostra vita. Ci sono le giostre che fanno così. Noi non siamo giostre che giriamo, noi siamo esseri umani che abbiamo bisogno di avere la presenza di Dio nella nostra vita. O le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione. Queste non sono quelle che si vedono, che abbiamo detto. Queste sono quelle che facciamo crescere nei nostri cuori. Fornicazione, impurità, dissolutezza,
idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ira, contese, divisioni, sette. I religiosi adesso siamo diventati tutti settari e non ce ne accorgiamo. E diciamo i settari, noi stiamo in una gabbia e diciamo all'altro che nell'altra gabbia che quello è settario, ma siamo proprio ridicoli. Il Signore ci deve aiutare. Invidie, ubriachezze, gozzoviglie ed altre simili cose, circa le quali vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Allora prendiamo quelli di prima, prendiamo questi e tutti quanti, quando ci chiediamo noi cristiani, 50, 60, 70 milioni, non lo so quanti siamo, se parliamo andiamo tutti in giro. Immaginate, andiamo nel cielo, in questo modo facciamo diventare il cielo tale e quale come la terra, e poi per viverci in eternità ti voglio, almeno qua moriamo. Dio almeno ci ha liberato che facciamo 90 anni, 100 anni, te massimo come quella che è morta ieri, 117 anni, è la più vecchia del mondo, diciamo. Signore ci deve aiutare, meno male che c'è la morte allora. Ma ci potrebbe mai Dio portare in questo modo nel cielo? Abbiamo bisogno veramente di andare al Signore. Dobbiamo dire veramente, Signore aiutaci, ma veramente con tutto il cuore, Signore aiutaci. Guardiamo Geremia 2,9, cosa ci dice? Seguiamoli sti uomini di Dio, che ci aiutano a uscire fuori. Perciò io contenderò ancora in giudizio con voi, dice l'Eterno, e contenderò coi figliuoli dei vostri figliuoli. Noi parliamo di maledizioni generazionali, ma il Signore ci parla anche che molte volte continua la sua ira verso di noi, perché noi non cambiamo. Se noi torniamo a Lui, Lui cambia subito. Dio ci deve aiutare, ci richiama a Dio di rivedere, guardiamo nel verso 10, ci chiama, ci porta alla coscienza, ma il parlare della parola del Signore non serve per acculturarci solo un poco, ci serve per dire, oh mamma mia, ma veramente sono in questa posizione, Signore mio aiutami, fammi uscire. È come quando facciamo un'analisi, oh Signore mio, possibile, tengo la glicemia a 200, subito pigliamo i provvedimenti, non serve per sapere a quando l'abbiamo, ci serve per migliorare, togliamo lo zucchero, togliamo il pane, togliamo la pasta, vediamo subito che mi fa. Così la parola del Signore quando ci parla ci serve per dire, oh come siamo ridotti, Signore aiutaci, risvegliaci, togli sta pigrizia da sopra noi, togli questa, come ha detto nell'Apocalisse, togli questa tiepidezza, dammi un poco di zelo, Signore, mi voglio mettere in moto, aiutami. Guardiamo nel verso 11 cosa ci dice. Va egli una nazione che abbia cambiato i suoi dei, quantunque non siano dei, ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. Vedete dove era sceso? Che parliamo di loro? Loro non ci sono più. Loro hanno già passato i guai loro in tutti questi anni. Gli ebrei, per essersi morsi così, hanno già passato tutti i loro guai. Basta guardare la storia. E hanno rifiutato Gesù Cristo. Basta guardare la storia. Il Signore li salverà, ma basta guardare la storia, ma vogliamo fare la stessa fine, Dio ci deve aiutare. Dio ci parla, guardiamo nel verso 12 cosa ci dice. O cieli, stupite di questo, Dio chiama a testimonianze molte volte, quando tu leggi la parola del Signore, quando Dio parla, visto che ha a che fare con scarsa faraglia come noi, che tanto noi non ce ne importiamo neppure, Dio chiama molte volte la terra e il cielo a testimone di quello che dice. Dio ci deve aiutare. O cieli, stupite di questo. Come dire, cielo, tu che vedi giù, come se il cielo vedesse, cielo, tu che vedi giù, guarda che combinano tra dentro e fuori.
tra sulle montagne e nelle colline, tra le colline e le vallate, nelle case e nei cuori, è un disastro. Inorridite e restate attoniti, dice l'Eterno, il Signore ci deve aiutare. Ci siamo riempiti di tutte le culture religiose che sono intorno a noi, tutte cisterne rotte che non ci dissetano e abbiamo lasciato, che cosa? Guardiamo nel verso 13. Poiché il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono acqua. Non so se conosci le cisterne, dalle nostre zone non ce ne sono molte, ma in Toscana ce ne sono molte. Non appena li fai sembra che funzionano, ma dopo si screpolano, ci va l'acqua dei tetti, cioè fanno da, ma quando vai che ti serve l'acqua non c'è mai dentro, sono asciutte, ci trovi dei serpenti e se c'è un poco di umidità ci sono tutte sorte di animali che fanno schifo e non serve a niente. Dio dice stamattina a noi qualcosa di importante, abbiamo lasciato la sorgente d'acqua viva, ci siamo scavati delle cisterne che non riusciamo a bere manco noi. Guardiamo che beviamo noi, spiritualmente parlando, beviamo di tutto, di tutte le miserie che sono sotto la cisterna, serpenti, rospi, rane, tutte queste cose, siamo pieni di rospi, siamo pieni di serpenti, siamo pieni di animali impuri dentro di noi che Dio vuole togliere e che attraverso l'acqua della vita si purifica. L'acqua è una grande portatrice di infezioni quando non è buona. Il tifo, quante malattie ci sono? Dove ci sono queste malattie? L'acqua addirittura la devono bollire perché è portatrice di infezioni quando non è pura. Dio ci vuole dare l'acqua pura. Ci siamo riempiti di tutte queste cose. In questo modo cresce la vergogna dentro di noi. Ho detto prima, guardiamo uomini di Dio. Quando si trovavano in queste circostanze, come hanno fatto? Li dobbiamo seguire. Guardiamo che cosa dice Geremia nel capitolo 17, verso 13. Speranza di Israele, o Eterno, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi. Quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato l'Eterno, la sorgente delle acque vive. Guardiamo nel verso 14, Geremia ci dà la strada, quella che lui usa. Ho detto prima che ci sono alcune indicazioni che li dobbiamo seguire. Quando seguiamo coloro che conoscono Dio nella parola di Dio, troviamo le indicazioni giuste, perché quando le applicano sanno come muoversi e ci danno un'idea. Abbiamo bisogno di dire tutti insieme stamattina, tu insieme con me, io sono insieme con te, qua non è il maestro e l'alunno, qua siamo tutti quanti che siamo nelle cisterne. Guariscimi, o Eterno, e sarò guarito. Salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode. Signore, aiutaci, guariscimi, ho detto prima, quando il prete dice mia colpa, non è che è colpa sua, quando noi, ognuno di noi, dobbiamo misurarci davanti al Signore, e non è solo Geremia che dice al Signore guariscimi, perché Geremia ci ha lasciato un tracciato come vivere una vita come si deve. Guariscimi, o Eterno, e sarò guarito. Salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode. Non c'è più lode nel cuore delle persone, c'è un'oppressione, una tensione. Ogni volta che accendi la televisione vai per vedere che è successo, se hanno sparato, se è partita con la bomba atomica, che cosa hanno fatto, vai con la preoccupazione, certe volte vai a vedere, fammi vedere che è successo, perché in realtà le sorprese sono a portata di mano. È finita la lode, è finita la gloria, è finita il piacere di vivere, è tutta una tensione che non possiamo andare avanti. Dio stamattina ci fa un tracciato
per dire: se la vostra condizione, tu riconosci che è così, allora questa mattina questo verso scrivitelo. Scrivitelo, 17:14. Mettitici vicino, se non sai come pregare Dio, come diceva il fratello, così pure io non sapevo manco pregare quando sono andato. Volevo pregare e non sapevo, è venuto il pastore vicino a me e mi ha detto: vuoi che prego per te? Perché io avrei voluto pregare, ma non sapevo mettere insieme manco le parole. Signore, aiutaci. E il Signore mi salvò. Forse tu non trovi le parole. Stamattina il Signore ti dà le parole. Segnati 17:14, quando adesso e dopo vai vicino e dici: Signore, guariscimi, o Eterno, e sarò guarito. Salvami e sarò salvo, perché tu sei la mia lode. E vedi la gloria del Signore che ti riempie il cuore. Non devi studiare tutta la Bibbia come abbiamo detto. Il Signore ci piglia come siamo. Quando Gesù operava, non è che chiedeva alla Samaritana: Isai, conosci la legge, conosci? No, gli ha dato la vita, gli ha dato la ricchezza della gloria sua. Benedetto sia il Signore. Scrivitele queste cose. E andiamo al Signore, perché Egli per un atto di fede ci tira fuori. Ci dà la strada, quella che usa Lui. E non è solo Lui, c'è un altro profeta di grosso calibro. Questi sono profeti maggiori, non maggiori perché sono superiori agli altri, perché hanno delle più pagine, traduciamolo in parole nostre. Hanno più capitoli. Guardiamo che ci dice un altro profeta maggiore. O voi che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate senza soldi. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Lascia stare queste cisterne, per amore del Signore, che non ne trovo mai acqua. Tutti gli animali peggiori sono nelle cisterne. Tutti. In quei pozzi mezzi morti, quando vai per tirare trovi solo animali sporchi, trovi solo... Certe volte dovevamo tirare un secchio dal pozzo e c'erano dei ferri che erano fatti a gancio, tiravi e tiravi, non usciva mai il secchio, uscivano sempre ferri vecchi, cerchi di botti, tutta roba sporca. Che cosa vogliamo bere da queste cose sporche? Dio ci deve aiutare, Dio ci vuole abbeverare alla sorgente. Acqua viva, gloria al Signore, che purifica, purifica. Vedo la gente che si nutre di acqua buona. Adesso è uscita la moda che dobbiamo avere 2 litri d'acqua al giorno. Vedo nella posta, negli uffici, tutti che si portano una bottiglia di acqua scelta, acqua buona, perché l'acqua purifica l'organismo. Ma beviamoci un poco di quell'acqua dello Spirito Santo, che ci aiuta a purificare tutto quello che deve essere purificato. Togliamo le ste cisterne di mezzo. Gesù parla con ognuno di noi. Guardiamo cosa ci propone Gesù. Giovanni 4:10. Ma che bella la parola del Signore, ci porta dove dobbiamo andare, ma ci dobbiamo andare noi. Ci porta con la sua parola. Gesù rispose e le disse: se tu... E qui c'è una donna che la Bibbia non l'ha studiata proprio, perciò non te ne fare scrupoli. Pure che non sai niente di Dio, non ti preoccupare, basta che vai a Lui, basta che andiamo a Lui. Non è che dobbiamo fare 10 anni di scuola biblica e poi 5 anni di convento e poi 20 anni che ci guastiamo proprio se andiamo là dentro. Tanti sono andati e se ne sono tornati scandalizzati e non sono mai più tornati nelle chiese. Il Signore ci deve aiutare. Quelle sono altre cisterne rotte. Signore, ci deve aiutare. Andiamo a chi ci propone l'acqua vera, veramente. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua della vita. Guardiamo il verso 11. La donna gli disse, vedi qua, un'altra
come noi, come a me, come il fratello che, poverino, non sapeva niente di tutte le cose, sapeva solo che a lei adoravano sul monte Corazzin e i giudei adoravano a Gerusalemme, così siamo noi. Tu sei evangelista, io sono cattolico, io sono testimone di Genova, tu sei testimone della Lombardia. Signore, ci deve aiutare, aiutaci Signore. Noi dobbiamo andare al Signore. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo, dove hai questa acqua? Dove la prendi? Guardiamo nel verso 12. Sei tu più grande di Giacobbe? Hai cominciato a paragonare Gesù come uno dei grandi che aveva fatto un pozzo, che ci aveva campato tutta la famiglia ed era restato col nome stabile: questo è il pozzo di nostro antenato, nostro padre che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figlioli e il suo bestiame. Gesù rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. Hai visto dove ci porta il Signore? Dove ci abbevera, dove siamo, senza spostare, senza andare a nessuna parte. Dobbiamo andare solo col cuore al Signore. In questo modo riviviamo tutte le vittorie che Dio ha riservato per noi. Egli diventa la nostra lode, dice Geremia. Tu diventi la mia lode. Ma a lui lo mettevano veramente nella cisterna, lo mettevano in prigione che non lo volevano sentire, però il suo cuore era pieno di lode verso Dio. Gloria al Signore. Non è come stiamo fisicamente, è il nostro rapporto con Dio che cambia la scena, perché i discepoli, gli apostoli stavano nel carcere, ma cantavano: tu stai in mezzo ai campi e sei in prigione. Il Signore ci deve aiutare. Dove la differenza? È che il Signore ci vuole liberare dentro. Vogliamo andare al Signore? Andiamo al Signore, ci vogliamo alzare in piedi. Alzati pure tu, alzati dove sei. E se sei malato che non ti puoi alzare, alza la mano verso il Signore. Signore, mo voglio venire a te con tutto il mio cuore. Senza troppe cerimonie, senza troppo un linguaggio religioso, cerimoniale, togliamoli di mezzo, andiamo col cuore al Signore, andiamo col cuore di Signore, io ho bisogno di te adesso Signore, perché veramente mi ci vedo in quelli che abbiamo letto nella tua parola, facendomi un esame di coscienza Signore, veramente, io mi trovo su per le montagne che non so neppure chi mi ha creato. Signore, aiutaci. Veniamo a te, Signore, perché tu questa mattina stai parlando con ognuno di noi come quella donna vicina al pozzo di Giacobbe, che non era proprio tra le migliori, ma tu l'hai trasformata. Alleluia, noi avremmo detto: ma questa è una zoccola, ma che dobbiamo fare con questa donna? Signore, aiutaci, e invece tu gli hai dato l'acqua della vita ed è diventato una grande testimone. Aiutaci, Signore, te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Cristo, perché abbiamo bisogno di te, perché tu sei venuto proprio per salvare coloro che si rivolgono a te. Quando grande il peccato che abbiamo fatto, tu sei pronto a lavarci col tuo sangue e farci diventare strumenti nelle tue mani per annunciare a coloro che ci circondano che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, che tu sei il Messia, e noi ti vogliamo benedire in questo giorno, Signore. Aiutaci, Signore, di venire a te, non solo adesso, ma a perseverare e camminare con te. Te lo chiediamo, Dio Onnipotente, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Grazie, Signore. Dobbiamo cantare il 732. Cantiamo il 732. Una buona idea, brava sta sorella.
Brava a tutti quelli che si lasciano guidare dallo Spirito Santo. Vieni acqua viva e riempimi. Vieni Spirito Santo e controllami. Se tu non lo conosci, fa diventare tue le parole. Io certe volte così faccio. Mi mangio le parole, mi nutro delle parole. Tutti i miei problemi lascerò a te. Tu solo, mio Signore, hai cura di me. Benedetto sei, Signore. Gloria al Signore, alleluia. Sono sempre molto chiare nella parola del Signore e noi andiamo a Lui. Ti voglio ricordare che domenica prossima abbiamo battesimi e Santa Cena. Se tu vuoi fare la Santa Cena a casa tua insieme con noi, la puoi fare se sei stato o stata battezzata per immersione. La parola battesimo vuol dire immersione e se sei stato battezzato per immersione, perché così dice l'Evangelo, aspersione sulla testa non è evangelico e perciò, e non solo non è evangelico, ma è una fede prestata.
In realtà l'Evangelo dice chi ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quello dei bambini non è battesimo, perché quello non ha creduto niente. È una fede prestata, se qualche combare, qualche comare faranno qualche cosa, ma oggi di combare e comare che curano i bambini per diventare credenti nel Signore non ne vediamo in giro, perciò non ci contiamo proprio. L'idea non era sbagliata, pur venendo meno al sacramento, all'ordinamento sacro che Gesù aveva dato, ma il mondo non si interessano i genitori, si interessa il compare e la comare che vanno a fare cultura evangelica. L'avete visto mai qualcuno che è venuto a casa per fare la cultura? Non c'è nessuno che lo fa. Perciò è la fede personale, dato che il Vangelo dice che ha creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Quando tu credi, ti battezzi per immersione, fai parte, entri a far parte del corpo di Cristo che è la Chiesa. Non essendo battezzati in quel modo, noi, secondo l'insegnamento dell'Evangelo, non sei un discepolo, non sei una discepola, perché non hai fatto un patto personalmente col Signore. Non hai deciso nel tuo cuore, secondo il significato del battesimo, che, come dice San Paolo, noi che siamo stati battezzati siamo morti con Cristo quando scendiamo sotto le acque e quando usciamo fuori siamo risuscitati con Cristo per camminare in novità di vita insieme a tutto il popolo di Dio che cammina sulla terra, il grande esercito di Dio. Perciò ti è permesso, però nell'arco della settimana fai un esame di coscienza. Se ha delle inimicizie e cose verso fratelli e sorelle, devi metterle a posto davanti al Signore. Non che devi diventare, che la puoi fare perché lo meriti, perché se lo vogliamo meritare, fratelli miei, se ne riparlerà fra 4-5 mila anni se tutto va bene. No, noi non lo meriteremo mai. Se vogliamo fare la Santa Cena quando la meritiamo, sempre per grazia e... Però quelle cose che il Vangelo dice che li dobbiamo aggiustare, come dice, se tu stai offrendo il tuo, la tua offerta a Dio e ti viene in mente che un fratello ha qualcosa o hai qualcosa, lasciala dov'è, vai, mettiti a posto e poi offri. Metti a posto un poco di cose con i fratelli, con le sorelle e poi prendiamo la Santa Cena per avere comunione, perché è un santo ricordo. La Santa Cena è una rammemorazione della morte di Gesù Cristo, del nuovo patto che Gesù ha fatto. Aveva fatto 7 patti Dio con gli uomini durante il percorso. Il 7° è quello di Gesù, il nuovo patto nel suo sangue. E Gesù ha detto: ogni volta che vi radunate, ricordatevi di me in questo modo. È un ricordo che ritorna alla nostra mente e che ci nutriamo, i simboli, pane e vino, e ti do un sommario in modo che ti rendi conto di che parliamo. E i simboli, pane e vino, sono i simboli che tocchiamo con le mani, però l'opera Dio la fa spiritualmente, perché il suo sangue ci purifica da ogni peccato e la sua parola ci nutre, diventa il pane nostro, il pane quotidiano. Non è che chiamiamo mozzicà Gesù, No, non è che ce lo mangiamo così e ci mangiamo come se fosse, non siamo carnivori, Dio ci deve aiutare. E simbolo, sono dei simboli che ci aiutano a stringere con più solidità quello che è. Perciò la Santa Cena la puoi prendere se sei battezzato o battezzata per immersione. Se poi hai una voglia e senti nel cuore e sei preparato già di sapere che cos'è il battesimo e non sei battezzato, chiamaci e noi ti prepariamo anche per il battesimo e lo puoi fare qui da noi. Dio ti benedica, ci vediamo Dio piacendo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme continuiamo questo cammino di fede sugli insegnamenti della parola del Signore. Pace, buona domenica e Dio ti benedica. E pace pure a voi.